Sono io che ringrazio voi, anche se devo dire che alla riflessione che mi è stato detto di grande spessore, qui è stata ribadita di Don Michele questa mattina, prende la parola una persona che sono io, che è l'unica laurea che ho in scienze confuse. Ma non è una battuta, io veramente sono cosciente dei miei limiti, che sono veramente tanti, sono diplomato in telefonia e telegrafia, immaginate voi. Davamo ancora gli esami con le valvole, facevamo le saldature col saldatore, mentre c'erano dei transistor, c'era un modo che cambiava, ecco, quindi non c'è mai capito la mazza. Ma detto questo, poi la vita mi ha portato a 17 anni, una svolta, 20 anni, la storia del gruppo Avere, che il prossimo anno sono 50 anni. 50 anni la strada, i poveri, gli ultimi, ma sempre con la coscienza che a vincere non è mai essere navigatori solitari. Diffidate di chi ha capito tutto, di chi sa tutto, ve lo chiedo per piacere. Anzi, se trovate qualcuno che ha capito tutto, salutatelo personalmente e cambiate strada in fretta. Siamo tutti molto piccoli. Dobbiamo rifermarci, riflettere, io credo che essere coscienti dei propri limiti è un segno di grande libertà, di grande autenticità. È vero questo per me. E poi è vero quando padre Michele Pellegrino, che si faceva chiamare padre già allora, mi ordinò sacerdote, per me sacerdote arriverà che c'era il gruppo Avere, il lavoro, la comunità, la strada e predicare gli impegni con quello spessore di cultura che non basta l'accoglienza se non si costruisce anche una dimensione di cultura, perché la cultura che dà la sveglia alle coscienze. L'educazione, i percorsi di conoscenza, ma anche quell'impegno politico in senso lato di cui voglio parlare, perché ce l'ha ricordato in questi giorni ancora Papa Francesco in termini molto precisi e molto chiari, nel senso che ci appartiene evidentemente, chiamando per quella parte che chiama in gioco anche la Chiesa, quindi di noi, che di noi ha questi riferimenti. Non dimenticandoci del grande rispetto, della grande ricchezza di quanti camminano su strade diverse ma verso lo stesso obiettivo. E non potrò mai dimenticare quando padre Michele Pellegrino, tu l'hai ricordato, allora mi sentito fortemente qui dentro, ordinando i sacerdoti in una chiesa che si era riempita di ragazzi del carcere, di ragazze del mondo della prostituzione di quegli anni, le prime comunità. Il primo centro droga aperto in Italia con autodenuncia, perché la legge stabiliva che se avevo un problema di droga andavo da te medico, tu dovevi denunciarmi. E la denuncia scattava all'ospedale psichiatrico in carcere. Quindi tu non venivi, io non andavo a chiedere aiuto al medico. Noi aprimmo autodenunciandoci quel servizio di fronte a questo mostro giuridico, come l'avevano definito alcuni bravi magistrati, perché non permetteva il contatto, non stanava la fragilità e la fatica delle persone, non offriva delle opportunità. Tanti anni fa, quindi una storia che era lontana. Ma perché dico questo? Perché quando il grande sacerdote, padre Michele Pellegrino, circondato da quel mondo, perché era quello il mio mondo in quel momento, e continua ad esserlo, io continuo a stare nell'accoglienza, e a fianco con tanti limiti, con tante fatiche, ecco, ma per me è fondamentale tutto questo, non dimenticherò mai quando in una chiesa dove non volò neanche una mosca. Certo, era una chiesa un po' colorata, perché tutte le ragazze della casa dell'educazione un po' colorate, uomini, donne, schierati per la fila in chiesa, e padre Michele Pellegrino non c'era mica scomposto, loro erano fatte così, non è che iniziassi da ogni no, ma era così, no? I ragazzi del carcere, i ragazzi delle prime comunità, una chiesa molto colorata, ma vera, sapete, vera, sapete. E non dimentico mai che padre Michele Pellegrino si tolse la sua croce pettorale, che era già come la tua, comunque molto semplice, come deve essere. E si tolse la sua croce pettorale, che era già un pezzo di legno, no? E si mise una croce pettorale, l'avevano fatto i ragazzi con due rametti, sai quelle cose che fanno i campeggi? Io se le avevo prese di nascosto
per i ragazzi fu un segno molto importante, perché i segni sono molto importanti, i segni veri. Abbiamo bisogno di parole vere, di parole di carne, di segni che ci aiutino a saldare e soprattutto a cambiare anche un po' le nostre coscienze. E alla fine di quella celebrazione, Padre Michele Pellegrino guardò tutti in faccia questi ragazzi, queste ragazze, questo popolo della strada, e non solo, mi dimenticherò mai quando disse loro: io lo so cosa state pensando, che ora riprendo Luigi e ve lo mando in una parrocchia, come si usa fare. No, io ve lo lascio, lui è cresciuto con voi e io ve lo lascio, ma affido anche a lui una parrocchia. E lui, ragazzi, c'era più felice che non era là, poi adesso mi era là. E poi lui mi guardò e con quella sua grande carica affettiva, Michele Pellegrino, a guardare i ragazzi, disse esattamente: la sua parrocchia sarà la strada. Però io gli devo anche dire una cosa, che Padre Michele Pellegrino non mi ha mandato sulla strada a insegnare, mi ha mandato a imparare, a conoscere le volte di Dio, chi fa più fatica. E noi siamo chiamati a fare questo, a incontrare le storie, i volti delle persone, la strada in senso simbolico, perché la strada è il luogo della festa, il luogo della gioia, ma anche il luogo di chi si sta sulla strada, ieri come oggi. E quindi parto da questa sollecitazione che tu hai fatto. E parlando un giorno con Papa Francesco, a un certo punto siamo andati a parlare di Pellegrino e l'ho visto illuminarsi improvvisamente. A parlare di altri vescovi l'ho visto un po' triste, poi improvvisamente parlando di Pellegrino si è illuminato. E poi ho capito perché, poi l'ho anche dichiarato, perché per me è stato importante, non riuscivo a capire come mai, poi l'ho capito, poi lui l'ha spiegato anche, perché il giovane sacerdote Michele Pellegrino diede una mano alla sua famiglia in Piemonte quando era in difficoltà, il giovane sacerdote Michele Pellegrino, e la cosa mi ha profondamente colpito, e poi l'ho capito come lui l'ha spiegato. Ha spiegato che nella sua storia c'è stato nella sua famiglia questo incontrato, che lui incontrerà Pellegrino, perché anche parenti di Pellegrino finirono in Argentina nei flussi migratori di quegli anni. E mi ricordo nella prima volta che l'ho incontrato come ha subito chiesto di Lampedusa. E anche lì poi abbiamo capito perché. Perché come voi ben sapete, il papà del Papa, i genitori del papà del Papa, da Porto Comaro, provincia di Asti, avevano già il biglietto per la nave per andare in Argentina. Poi una vicenda pesante che si era creata in famiglia, hanno dovuto rinunciare a quella partenza e partiranno mesi dopo. La nave sulla quale avrebbe dovuto salire il papà e i genitori del papà, cioè i nonni di Bergoglio, che non c'era ancora, no? E quella nave è andata a picco, la nave Mafalda. Sono morti centinaia dei nostri italiani in fondo al mare. E questo ha segnato la storia della vita del Papa. E noi abbiamo capito, quando ho subito chiesto, che qualcuno mi spiegasse bene di Lampedusa, di questi barconi. Poco fa, prima di scendere dalla canonica di Don Alberto, che mi ha, come sempre, generosamente accolto, ho parlato con Gaia. Gaia, in questo momento, è una ragazza che in bicicletta ha fatto 1200 chilometri, libera, l'abbiamo sostenuta in tutte queste tappe, l'ultima tappa è in quel mare di fronte a Porto Pavo, per non dimenticarci di quei 233 vittime che sono ancora lì sotto, e sono i papà e delle mamme in paesi lontani dell'Africa che chiedono solo di avere un corpo, e di avere una verità, di poter, sono tutti lì sotto.
in quei 25, nelle notti del 25, mentre noi nelle nostre chiese, il Natale, no? È importante. E, nella notte del 25-26 2006, questo barcone è andato a picco. Era sparito, non se ne parlò per lungo tempo. E poi finalmente i primi grandi segnali. Gaia con la sua bicicletta compie tante tappe attraversando l'Italia. Qualcuno dice, ma che cosa servono questi segni? E no, i segni graziano, povero domani. E voi mi insegnate che i dubbi sono molto più sani delle certezze. Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare di tanti dubbi. E voi mi insegnate che non si può costruire giustizia senza ricerca della verità. C'è bisogno di verità per costruire giustizia, c'è bisogno di verità. Mi sono trovato circa 2 mesi fa, invitato dai familiari delle vittime della strage della piazza della Loggia di Brescia. 8 morti, 100 feriti. Non c'è una strage in Italia che si conosca la verità. Il 75% dei familiari delle vittime di mafia non conosce la verità. Abbiamo bisogno di verità per costruire la giustizia. Abbiamo bisogno di verità. Ma soprattutto a questa bella sottolineatura di questa mattina, non congiunzione, verbo, giustizia e carità, la carità e giustizia che si impastano fortemente, no? Dobbiamo anche non dimenticare che la giustizia ha bisogno di un percorso di verità, della ricerca della verità per essere giustizia. Ma tutto questo ha bisogno di un'altra parola che diventa vita per noi, che si chiama responsabilità. L'assunzione da parte nostra e dalla nostra parte di responsabilità. Sono giorni in cui credo che voi avete pregato, no? Io vengo sempre volentieri quando Alberto mi chiama, sono venuto anche nei momenti in cui tanto fango arrivava addosso per le cose che facevo. Momenti difficili. Ieri come oggi, sapete, chi sta desfando, chi considera tutti questi percorsi, no? Eccetera. Ma sono sempre venuto e sono tornato qui perché nel mio piccolo, con tutti i miei limiti, qui ho trovato in questi anni e poi ho conosciuto anche voi, io ringrazio Dio di aver conosciuto, no? Ho conosciuto per il vescovo da poco, grande vescovo, da poco arrivato nella tua diocesi, Cristi, il testimone è preso da un grande vescovo, Tonino Bello. Ma sai perché vengo volentieri? Perché ho trovato in voi che c'è una Chiesa che da sempre invita a guardare il cielo senza distrarsi dalle responsabilità della terra. Noi non possiamo distrarci dalle responsabilità della terra, e un cristiano deve essere capace di guardare il cielo, ma dobbiamo saldare questa terra con il cielo. Questo fare segni di giustizia che tu hai ricordato, che è martellante nelle beatitudini, sapete, martellante. Bisogno di verità, per costruire giustizia, bisogno di assunzione di responsabilità. Di grande responsabilità. Vivo con una certa sofferenza perché penso a cosa c'è nella testa e nel cuore del papà e della mamma di Greta e di Vanessa. Due ragazze molto giovani andate nella, e quante avete conosciute voi? Nel sito del volontariato all'interno della nostra realtà, la meraviglia di questi ragazzi, di queste ragazze. Mi sono messo nei panni di quel papà, di quella mamma, ma nei panni di tanta gente. Penso a un fratello Paolo Dall'Olio, di cui non sappiamo più nulla, è passato un anno. Abbiamo bisogno di verità, ma bisogna anche che ci assumiamo questa responsabilità, no, della ricerca della verità. Se non sapete, c'è tanta gente che quando succedono delle grandi tragedie si commuovono. Ma non basta solo commuoversi, bisogna muoversi. Abbiamo troppi cittadini a intermittenza nel nostro paese, no? A intermittenza, in alcuni momenti si fa questo, si fa là, si fa ciò, si fa giù, e poi buongiorno e buonasera.
Certo, il 3 ottobre noi ricorderemo quel balcone davanti alla spiaggia dell'isola dei Conigli di Lampedusa. Ricordate un anno fa, tutto il mondo ne ha parlato. E dopo tutti gli altri morti. Certo, non erano 350, ma sono morti tanti altri che sono morti. E quel naufragio, lo diceva Francesco, quel naufragio ci ricorda un altro naufragio, che è quello più terribile, il naufragio della nostra coscienza. Perché passa, ci si dimentica, rischia di diventare, no, anche l'indignazione rischia di diventare una moda, sapete? Una moda, siamo indignati, quello vuol dire. Ma bisogna di cittadini che si assumono fino in fondo le loro parti di responsabilità, eccetera. Ma chi parla ancora di Marco Vallisa? Da mesi sequestrato, non si sa nulla. Eppure c'è una famiglia, dei figli che aspettano, dei padri, delle madri. Chi parla di Gianluca Salviato, costruttore, madre di Avete, da marzo che è sparito, è stato rapito, chi ne parla? Lo so che devo tante cose, ma anche di Leoporto Giovanni, da 2 anni, non si sa nulla. Noi abbiamo delle spinte a volte emotive, no? Di fronte a alcuni fatti, ci si commuove, ci si muove, si viene fuori, no? E sono migliaia che continuano a sbarcare, a chiedere giustizia, rispetto, dignità. Allora in questo senso io credo che noi da oggi qui il nostro pensiero va a quelle fatiche, a quelle fragilità. E se c'è qualcuno della stampa che rilanci con forza questo bisogno di non lasciare sole queste famiglie, perché quello che è successo anche di quell'uomo decapitato, no? Siamo in quei territori, signori, siamo in quelle manifestazioni che ci fanno, ci graffiano dentro, ci pongono una serie di domande, di interrogativi. Giustizia è carità. Ma la giustizia ha bisogno di verità e di assunzione di responsabilità da parte di tutti noi. Io sono piccolo, però per me è stato sempre molto importante alcuni passaggi che mi consegno. Per me è stato sempre molto importante quello che è l'insegnamento della Chiesa, che per me è un punto di riferimento. Una Chiesa che i suoi radici profonde che troviamo nella parola di Dio. Ed è quello che questa mattina è stato ribadito con forza, ma che anche per me è fondamentale, che giustizia e carità sono indivisibili. E non ci può essere infatti carità, che come voi sapete è la più importante della virtù per San Paolo, no? E lo ripete, no? Senza giustizia. Ma non posso dimenticare. Oggi diremo un migrante, no? Sant'Agostino. Quando Sant'Agostino, senza tanti giri di parole, diceva: tu dai il pane all'affamato, ma sarebbe meglio che nessuno avesse fame. Oh! Non dobbiamo dimenticarci di questo. Tant'è vero che questo, nella dottrina sociale della Chiesa, lo ha ribadito, qui è stato ricordato il Concilio come Nicola Vaticano II, ma soprattutto l'aveva anticipato in un suo intervento un grande vescovo nato a Concesio, provincia di Brescia, sarà quel Paolo VI, perché quel passaggio lui, con un altro linguaggio, l'aveva già fatto, un grande Paolo. Perché è vero che Giovanni XXIII annunciò il concilio, ma è anche vero, come voi sapete, che quando muore Giovanni XXIII c'era una parte della tanti che hanno detto: è morto, chiudiamo qui, chiudiamo con la prima sessione, perché gli spampava tutta una serie di cose, di proposte, di progetti, e se la prenderà, si dice così, sulle spalle. Questo impegno massiccio se lo prenderà Paolo VI, che accompagnerà, sarà una mediazione sempre verso l'alto, mai verso il basso,
e ci ha consegnato il concilio. È vero quando tu dici che il concilio non è solo passato dei laici, viene riaffermato, quando dice siamo, anzi, siano anzitutto e in più gli uomini di giustizia. Perché, scusate se lo ripeto, ma aggiungo poi un passaggio che per me diventa importante e fondamentale, sì, siano adempiuti gli uomini di giustizia, perché non avvenga che offra come dono di carità ciò che è già dovuto a titolo di giustizia. Ma attenzione, aggiunge subito un altro passaggio. Si elimino non soltanto gli effetti, ma anche le cause dei mali. Eh già, questo guardate che è un passaggio importante, che voi insegnate. Senza il filtro della giustizia l'errore è sempre lo stesso. È un errore che continuiamo a toccare con mano, perché si considerano in troppe realtà e in troppe teste, si considerano come minaccia del bene comune, non disuguaglianze, le povertà, no? Che creano povertà e miseria, ma si considerano come minaccia gli effetti dell'ingiustizia. E voi capite subito che cosa sto pensando. Sto pensando che anni fa nel nostro paese, che è l'Italia, a cui io voglio molto bene, ma in un rapporto di amore verso la nostra terra vuol dire anche denunciare le cose che non vanno bene. Non nel nome della legalità abbiamo avuto delle leggi che hanno calpestato la libertà e la dignità dei migranti. Non era possibile che ci fossero due codici penali in Italia, un codice penale per gli italiani, i cittadini, e un codice penale per i migranti che se commettono dei reati hanno una maggiorazione di pena. Non c'è legalità senza uguaglianza, evidentemente. Eppure questo è successo, e questa è una ferita che noi dobbiamo sentire profonda qui dentro. Per 2 anni ci è voluta la Corte Costituzionale, ci è voluta la Corte Europea, ce l'hanno dimenticati, l'inflazione universale dei diritti umani, ma hanno calpestato anche la nostra Costituzione. E allora si eliminano non soltanto gli effetti, ma anche le cause di questo danno. E credo che sia giusto non dimenticare Caritas in Veritate del 2009 di Benedetto XVI. Guardate che noi scopriremo che è stato Benedetto XVI nei suoi scritti, nella sua parola. Lui non era grande comunicazione, poi lo vestivano come c'era qualcuno lo vestiva, lo scarto di tutti i tipi, ma però sono di grande profondità. È stato un grande profeta, questo è quello che penso io, perché non era da tutti quel grande gesto di dire e di prendere coscienza di non avere più le forze. Di non avere più le forze è un atto d'amore verso la Chiesa, quindi verso tutti noi, prendere questa coscienza e soprattutto non dimenticherò mai la grande lezione che ha dato, la grande lezione. Quando ha detto, spiegando tutto questo, e chiede umilmente perdono, per il gesto che è stato fatto, per i tanti momenti. Mamma mia, una grande lezione che ha passato quel testimone che lo Spirito Santo l'ha cercato giusto, e Papa Bergoglio che oggi abbiamo. Guardate che è Pedro XVI. E se capiterà, come penso voi fate, di rileggere alcuni passaggi, cioè interventi, così via, c'è cioè una profondità veramente che a volte sfugge, perché molto ci fermiamo più ai modi, no? Ai modi. E siamo più colpiti, certo, anche quello diventa importante, però dobbiamo scendere anche nella profondità, cercare di leggere, di conoscere, ecco. E quando lui, proprio nella, questa enciclica, dice la carità eccede la giustizia per chiamare e donare, offrire del mio all'altro, ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è suo,
ciò che mi aspetta in ragione del suo essere e del suo operare. E sarò io a sottolineare tutto questo con forza, con estrema forza. Ecco allora, c'è un legame tra spiritualità e coscienza civile, tra la terra e il cielo. Sono 200 anni di Don Bosco, io arrivo da Torino, sono un vento emigrato a Torino. Torino, non solo Torino, non Salesiano, sono 200 anni, una grande festa. Don Bosco era un tipo particolare, perché pochi si è letto la sua storia, io non l'ho conosciuto direttamente, però ho cercato di conoscere questa meraviglia, questa grande meraviglia, eccetera. E non potrò mai dimenticare che Don Bosco esortava i ragazzi, lui frequentava, pensate, il carcere per i minorenni, che allora si chiamava la Generala, e un istituto che c'era, il Buon Pastore, che erano le ragazze, il genere delle loro traviate, li chiamavano così. Lui faceva un po' il cappellano di dentro. Io ho avuto il piacere nella mia vita di trovarmi tanti anni dopo a fare in questi stessi istituti, no, e frequentarli, e quindi aveva dei contesti anche di presenza in situazioni difficili, e Don Bosco i suoi ragazzi diceva sempre, li esortava a essere bravi cristiani e onesti cittadini. Un cristiano non può sperare di aderire alla legge di Dio, in cui la carità è perfetta sintesi, se non contribuisce a realizzare la giustizia fra le persone, fra gli uomini. Ma vi devo dire, pensando al sindaco che ringrazio, che non dimenticherò quella definizione chiara di Paolo VI, quando diceva che la politica è la forma più esigente di carità, in quanto servizio al bene comune. Che vuol dire l'impegno per costruire nella ricerca della verità, la giustizia, che poi assunzione di responsabilità. E allora voi capite la bellezza quando sarà la CEI, proprio con pensatori italiani, nel 1991 col documento Educare alla legalità, che aveva avuto già una premessa nell'89 dei nostri vescovi, ma che ha avuto una premessa nel 1980. 82 mi pare, quando Monsignor Blondi, vescovo di Acerra, sarà il primo vescovo con termini così chiari che parlerà della camorra. C'è una storia quindi di questo bisogno di verità, di chiamare per nome le cose, di giustizia, di attenzione agli altri, ecco. Ma educare la legalità, non dimenticare, nel 1990 a Capodimonte, Giovanni Paolo II spiazza tutti, perché sarà Giovanni Paolo II, capo di Monte Napoli, che improvvisamente alzerà il tono della voce, lui questa forza, dicendo che c'era un bisogno di moralità pubblica e sociale, privata e sociale. E poi dirà bisogno di legalità, si urge legalità. 1990. Giovanni Paolo II parla di questo, 91 i vescovi, 1993 il ministro Rosa Giusto di Ergolino farà la prima circolare per le scuole per proporre la scuola di educare alla legalità. Io mi auguro che si parli sempre bene di legalità oggi in Italia. È una parola che è diventata malata. Malata. Prima della legalità ci sta la responsabilità. Malata perché molti hanno scelto la legalità variabile e sostenibile. Se mi conviene rispetto le regole, se non mi conviene le rispetto. Questo non vuole dire che noi dobbiamo sentire forte da portare avanti con i nostri ragazzi i percorsi di conoscenza, per scendere in profondità, per fare conoscere nella pratica dei percorsi questo legame forte, giustizia, carità, questo bisogno sia ben chiaro, ma in questi ultimi 20 anni in cui abbiamo speso tante energie e dobbiamo continuare a farlo,
è cresciuta l'illegalità del nostro paese. Perché sono arrivati chi si è fatto leggi nella direzione opposta. Questa è la storia, la mala storia. E noi tutt'oggi non riusciamo ad avere una legge completa contro la corruzione pubblica. Abbiamo una mezza legge. Perché per avere una legge completa bisognerebbe ripristinare alcuni reati che nell'arco di questi anni, per favorire vicende di gruppi di persone di potere, perché non è stata fatta solo per qualcuno l'ha proposta, ma altri ci sono andati dietro, ma non siamo qui per giudicare nessuno, siamo qui per riflettere. Signori, ma se non si ripresta di falso il bilancio, il problema della prescrizione in Italia, il 35% dei reati vanno in prescrizione, e quindi non si riesce a applicare giustizia, e quindi c'è dire ma intanto le cose finiranno così, e quindi siamo un paese così, ballerino. Abbiamo bisogno di meno leggi e di più leggi chiare, pulite, trasparenti, che valgono per tutti, abbiamo bisogno di creare una condizione che viaggia quindi in questo senso. Ed in quel documento educare la legalità c'è un passaggio che io considero meraviglioso. È un documento di una mala attualità oggi, in gran parte. È un bel documento della Chiesa italiana, dei nostri vescovi e della Commissione di Giustizia e Pace. Io non si è orgoglio per la presidenza in quel momento. Quel passaggio che dice il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale e di affermare i principi generali. Deve entrare nella storia, affrontarla nella sua complessità, promuovendo tutte le realizzazioni possibili dei valori evangelici umani della libertà e della giustizia. Ah, che meraviglia, ragazzi! Che meraviglia sentire dire il cristiano non può accontentarsi di enunciare l'ideale. E tutti quanti, e di affermare il principio, dobbiamo fare la storia, dobbiamo sporcarci queste mani, dobbiamo farlo con forza, farlo veramente fino in fondo. Il 19/2013 Papa Francesco va al centro a Stalli di Roma per il servizio dei rifugiati. Qui farà la più bella sintesi del suo intervento, la più bella sintesi su giustizia e carità. Papa Francesco farà, ecco, ma noi non vogliamo dimenticare gli altri percorsi. Potremmo andare avanti, ma poi ci sono chi più capaci di me. Io vi dico quello che io sento qui dentro, quello che mi grazia dentro. È al centro Stalli che sono i gesuiti che gestiscono questo centro a Roma, vicino al Quirinale, con i rifugiati. È uno dei più bei interventi che Francesco ha fatto. Vi consegno i tre passaggi centrali che noi ci risentiamo, ma sono ben radicati sempre. Facciamo, si parte da lì, il cristiano deve prendere. E lui dice questo. Ha dei passaggi, come avete visto, come fa, con molta semplicità, anche con molta umiltà, sapete, quando gli abbiamo chiesto se con Libera volevano partecipare alla giornata della memoria dell'impegno il 21 di marzo, la sua umiltà, lui dice, mi prepari gli appunti. Io ho detto, Papa, non è mai successo che ma l'umiltà che mi ha colpito, l'umiltà. E mi ricordava il mio vescovo Michele Pellegrino, padre Michele Pellegrino, che quando aveva fatto delle cose particolari ha sempre ascoltato la sua gente, chiamava i presbiterai, andava nelle famiglie, si prendeva gli appunti. Lo accompagnava in macchina e dice, ma prepariamolo per via di domenica, il povesco, no? E così Francesco. E arriva al centro Stalli e dirà, e diceva, si rivolge, diceva, noi siamo chiamati. E si rivolge anche ai preti presenti, pensate.
guardo negli occhi di coloro che chiedono giustizia e indirizzo lo sguardo verso l'altro lato per non guardare gli occhi, provoca per dire ma guarda in faccia questa gente o ti giri dall'altra parte. Vuoi fare questo esempio? Mi chino su chi è in difficoltà oppure vuoi sporcarmi le mani? E poi prende tre parole per dire forza, servire, accompagnare, difendere. E dirà, ve lo faccio in sintesi, ma io ho trovato questa forza, questo saltare terra e cielo. Quando servire, lui dice, significa riconoscere, accogliere le domande di giustizia. Accogliere le domande di giustizia, di speranza e cercare insieme delle strade, dei percorsi concreti di liberazione. Vuole il Papa questo, signore, non il 18, è piccolo piccolo così. Ma io le ritrovo tutto questo, le ritrovate voi. Noi dobbiamo riconoscere, accogliere le domande di giustizia, non di aiuto, poveretti, è un grido di giustizia e di speranza. Poi parlo dell'accompagnare, la carità che lascia il povero così com'è non è sufficiente. La misericordia vera, quella che Dio ci dona e ci insegna, chiede la giustizia, chiede che il popolo trovi la strada per non essere più tale. Allora capite che qui ci sta un grido, io colgo la forza del costruire insieme e vuol dire assumerci la nostra parte di responsabilità. E poi su questa terza parola, discorso più ampio, più lungo evidentemente, no? Ma c'è questa terza parola puntuale, difendere, quando lui grida con quel suo tono, che è sempre apparentemente pacato, ma se state attenti, qui dentro è un grido. Quando dice mettersi dalla parte di chi è più debole, dare voce alla voce di chi ha sofferto e soffre. Certo, tante volte abbiamo sentito certi richiami, no? Il Vangelo è molto chiaro e categorico in questa direzione. Io ho avuto dei maestri a cui ho fatto riferimento nella mia vita e credo proprio che questo respiro ci aiuta a saldare in quel è verso carità e giustizia. Ecco, e ancora vado avanti e spiazza tutti, perché a un certo punto dice: per tutta la Chiesa è importante che l'accoglienza del povero e la promozione della giustizia. Sempre attaccati, sempre. Non vengono affidate solo a degli specialisti, ma siano un'attenzione di tutta la pastorale della formazione dei futuri sacerdoti e religiosi, dell'impegno normale di tutte le parrocchie, i movimenti, le aggregazioni ecclesiali. Ci ha messo il tutto. E poi l'avete letto, che improvvisamente prende tutto e capovolge, e quello che poi ha fatto notizia, dice i conventi vuoti. I conventi, ricordi, no? I conventi vuoti non sono nostri, sono la carne di Cristo. Che sono, in quel caso, non fa riferimento ai rifugiati. Il Signore chiama a vivere con generosità e coraggio l'accoglienza dei conventi vuoti. C'è bisogno di vivere l'amore concreto. Ecco, questo è questa forza che ci viene riproposta, che per me è fondamentale e importante. È fondamentale e importante. Com'è fondamentale e importante, lasciatemi dire, che c'è molta confusione tra legalità e giustizia. Non dico qui voi, ma in giro. E voi mi insegnate che la giustizia non può essere confusa con la legalità.
perché la giustizia, la legalità non è neppure un valore, è un prerequisito per raggiungere l'obiettivo, è uno strumento, è un mezzo per raggiungere l'obiettivo della giustizia. È un mezzo per raggiungere quell'obiettivo che è la giustizia. Il rispetto delle regole, che è un rispetto se sono regole giuste, per bene di tutti, ben venga, no? Sono lo strumento per raggiungere, ecco, la giustizia non può essere confusa con la legalità. La giustizia è la realizzazione effettiva dell'uguaglianza, dei diritti, dei doveri, delle opportunità, dei servizi. La giustizia è questa dimensione. La legalità è il rispetto formale delle regole. È il mezzo, è lo strumento per raggiungere quel fine, quell'obiettivo. Ma l'ho detto e lo ripeto perché diventa importante, perché è una storia che si ripete e ha bisogno della nostra assunzione di responsabilità, della nostra ricerca di verità, della nostra voglia di conoscere. Oh, dobbiamo sconfiggere un grave peccato oggi, scusatemi se dico una cosa fuori, il peccato del sapere, cioè la mancanza di profondità. C'è troppo sapere di seconda mano per sentito dire, ha detto, va. Oh, qui parliamo di problemi seri, complessi. Ci sono la storia e molte delle persone, noi abbiamo il dovere, la responsabilità di conoscere, ma non in superficie, oggi tutto così. Lo dico sempre ai ragazzi, che una cosa è trovare in internet delle informazioni, ricercarle. Un'altra cosa è cercare, una cosa è trovare, un'altra cosa è cercare. Cercare di scendere più in profondità, cercare di capire, non di incollare lì delle cose, appiccicarle. Perché per noi, per me, per voi, non sono solo numeri, non sono slogan. E quando tocchiamo con mano che stiamo raggiungendo 10 milioni di povertà relative in Italia, è come se qualche cosa. Ma come si fa a appiccicarlo solo lì? Quando noi stiamo raggiungendo sempre più, siamo già quasi su 6 milioni di povertà assoluta, 1.500.000 bambini vivono a quella condizione nel nostro paese. E da chi ha perso lavoro, chi cerca lavoro, chi è in cassa integrazione, chi vive forme di precariato nel mondo del lavoro, ma anche chi viene sfruttato nel mondo del lavoro. Noi abbiamo un disagio lavorativo che ormai tocca, ho detto un disagio lavorativo, nelle sue manifestazioni, signore, tocca ormai quasi 8 milioni di persone nel nostro paese. E voi insegnate, perché lo vivete sulla vostra pelle, come questi numeri per noi sono storie, volte di persone, non possiamo appiccicarli così. C'è una povertà che cresce materiale, certo. 2,5 milioni di giovani hanno terminato gli studi ma non hanno prospettiva di lavoro, cosa parliamo? Ma l'altro dato, vi prego di non dimenticarlo mai, è la povertà culturale. L'Italia ha un amaro record, 6 milioni di analfabeti, con l'alfabetismo di ritorno, e l'Europa ci ha richiamato ancora un mese fa per l'ennesima volta, ma non fa notizia. Perché siamo agli ultimi posti per la dispersione scolastica. Perdiamo ragazzi per strada. Noi siamo qui perché dietro a questi numeri, per noi ci sono i volti, le storie, le povertà materiali, ma anche culturali, queste fragilità. C'è un ceto medio che sta slittando sempre verso il basso. Non possiamo dimenticarci che l'inclusione fondamentale, la democrazia, il suo caposaldo è includere la gente, non escluderla. E allora viviamo un momento di grande di questa fragilità. Abbiamo ingiustizia, ingiustizia. È vero che la legalità è un'esigenza fondamentale nella vita sociale. In quel documento del 1991 è bellissima la sottolineatura, la legalità è un'esigenza fondamentale della vita sociale. Per promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune.
Ma vi prego, dobbiamo andare oltre la legalità. L'obiettivo resta la giustizia. E prima della legalità ci sta la responsabilità. Noi dobbiamo assumerci la nostra parte. Chi sei responsabile di mettere le regole. Se sei responsabile, diventi un cercatore di verità. Abbiamo bisogno di essere anche noi cercatori di verità. Saveria Antiochia, la mamma di Roberto Antiochia, 23 anni, agente della Polizia di Stato. Il 6 agosto 1985, io ogni anno vado a Palermo. Questo ragazzo, per gravi ragioni di famiglia, chiede trasferimento da Palermo a Roma, per gravi ragioni di famiglia, 23 anni, squadra mobile. C'ha pochi giorni di vacanza, che cosa fa? Ha trovato una stupenda ragazza, Cristina, dice, diciamo un po' di vacanza, ti faccio conoscere i miei funzionari, i miei colleghi, la bellezza di Palermo. Comincia questa bellissima vacanza, per avere un stupendo servizio a Roma, aveva lavorato giovanissimo a Palermo, con due commissari, Beppe Montana e Minca Sarà. Comincia la sua vacanza con Cristina, viene ucciso Beppe Montani. Va al funerale e si accorge di una cosa drammatica, che il suo commissario, Minica Sarà, per dire le ragioni, minacciato, non tutelato. Con la sua ragazza compie un atto che pochi conoscono e io ve lo consiglio. Un atto d'amore. Perché in altri casi non avrebbe detto, uffa, abbiamo qualche giorno, abbiamo sognato da un anno di poter fare un momento di vacanza, lui propone alla sua ragazza di sospendere le vacanze e volontariamente, Roberto Antiochia scorterà il commissario Cassano. Si è dato un colpo in mitraglietta. Li ammazzarono tutti e due in piedi della Croce Rossa, dove abitava Cassano, il 6 agosto. Sua mamma un giorno ci disse: la verità è la più terribile delle parole. Eh sì, io credo che abbiamo bisogno di verità. Non dobbiamo temere di cercare la verità. Amici e amiche di questa meravigliosa terra, queste chiese, questi territori, dobbiamo anche noi farci ricercatori di verità. Ricercatore che sente nel suo cuore la responsabilità della giustizia e del bene. Ricercatore di verità è chi non si accontenta di risposte vaghe, di sapere le cose solo dagli altri, ma vuole approfondire, capire di persona, avendo l'umiltà, se sbagliamo, di riconoscere anche che abbiamo sbagliato, i nostri errori. Perché prima della nostra intelligenza, la ricerca della verità impegna la nostra coscienza. Facciamoci quindi ricercatori di verità. Ma voi capite che tutte queste parole che leggono giustizia e carità, c'è una parola che sta molto prima. Si chiama libertà. La libertà. La libertà non vuol dire il libero arbitrio, ma responsabilità. Oltre che il più prezioso dei beni, la libertà è la più esigente delle responsabilità. La vita ci affida l'impegno. E qual è l'impegno che ci affida la vita? È di impegnare la nostra libertà per liberare chi libera noi. Questo è l'impegno che ci affida la vita. Noi siamo chiamati e la libertà è un dono immenso che Dio ha voluto per tutte le persone. Per tutte le persone, la libertà. Si è liberi per e con gli altri, mai contro di loro. Se qualcuno usa la sua libertà per calpestare la libertà degli altri, e questo scenario lo abbiamo davanti ai nostri occhi. È il primo compito di una persona libera è di impegnarsi per chi ancora libero non è. Perché la più grande umiliazione della persona umana è la privazione della libertà.
E voi lo sapete, pensiamo alle ragazze nel mondo della prostituzione sfruttata, le dipendenti. Ma questi migranti che attraversano i deserti per anni per cercare la loro libertà, ma penso anche a tante fatiche, sofferenze. Vi do una brutta notizia, ma mi pare che tra di noi possiamo dircela. Che le mafie in un momento di questa guerra mondiale della finanza, perché questa è una guerra mondiale della finanza, perché la finanza ci ha portato in questa situazione, in questa guerra mondiale della finanza, che i morti che restano sulla strada sono quei numeri che abbiamo detto qui da noi in giro per il mondo. Nel nostro paese chi va a nozze sono i poteri forti, ma sono soprattutto le mafie, che hanno la liquidità, investono, acquistano, comprano. L'ultimo rapporto della direzione italiana, venerdì, ha consegnato al Parlamento, ha consegnato al Parlamento pochi giorni fa, avete letto degli stragi sui giornali, forse dei flash in televisione, avete sentito che sia Camorra, pur con caratteristiche diverse, Cosa Nostra, con caratteristiche diverse, avrà tutto in più, tutto più, tutto più, tutto più. Hanno liquidità, investono, comprano, ma c'è di più, è una violenza in guanti bianchi, non è solo che la vedi arriva lì, no? In guanti bianchi, è una violenza anonima del denaro che circola solo per produrre altro denaro. Ma questo denaro, stanno comprando terreni, boschi, stanno acquistando le catene dell'agroalimentare, le trovate sul tavolo di casa vostra quando mangiate. Matteo Romano Messina, super ricercato, uomo di Cosa Nostra, aveva un pacchetto azionario di una catena di supermercati italiani. E allora voi capite, la Procura di Roma in un anno ha sequestrato a Roma 50 ristoranti, pizzerie, bar. La stima che abbiamo 5.000 di queste attività in Italia in mano a loro. Allora noi siamo chiamati per dignità, giustizia. Abbiamo bisogno di assumere la nostra responsabilità, perché questa violenza in guanti bianchi assassina la speranza della gente. Vi devo dire che voi avete il procuratore capo di Reggiano, scusami se ho parlato uno scappo a uno senza voler. Il procuratore capo di Reggiano si chiama Benedetto, non perdono di vista, l'uomo più preparato sui beni confiscati in Italia. La sua ricerca seria, approfondita, documentata, ci consegna che se la politica facesse quello che dovrebbe fare, che l'ambito bloccato, stanno per arrivare circa 55.000 beni confiscati che devono essere distribuiti alla collettività, da beni esclusivi vanno animati a beni condivisi. È la battaglia che verrà fatta facendo quella legge nel 1996 per l'utilizzo di questi beni. Tra questi beni sono circa 5.000 aziende. Aziende! Noi i nostri incontri li facciamo a Monteporto Cercatore, non albergo 5 Stelle, tu sai, non paghiamo il prezzo, confiscato ai boss. E andiamo lì. Potrebbe andare anche, adesso l'ho detto già da c'è l'altro giorno, potrebbe fare un tempo cercatore a pezzi di bisogno per sostenere tutto il personale che noi vogliamo che non chiuda un albergo a 5 stelle, perché sarebbe una perdita, uno schiaffo, capite? È un segno di giustizia, concreto, pratico. E tutti in vista, perché anche in questa terra c'è un po' di beni che arrivano. Parlate come detto, procuratore capo di Lanciano,
la sua ricerca per noi di grande velocità, di grande competenza. Le mafie hanno preso la grande, si sono fatte imprenditrici, ha una visione dei mercati e una capacità di stabilire relazioni con imprenditori, professionisti, operatori del mondo finanziario di cui si avvalgono per investire tutto questo e ci impoveriscono dall'altra parte. E allora uno non può dire questi due non mi riguardano. No, questo non ci riguarda. Non possiamo dire che non ci riguarda. E mi fa piacere che proprio la conferenza episcopale italiana, processo con i corpi, carne, eccetera, proprio recentemente a Roma, 44 diocesi stanno portando avanti il loro impegno anche sui beni confiscati. Vabbè. È un'attenzione di trasversalità che non è solo in un senso sui poveri, gli ultimi, eccetera, ma anche per creare delle condizioni per dare maggiore dignità e attenzione alle persone. Ecco, allora, in questo senso, la libertà va liberata, c'è bisogno di liberare la libertà. Ma l'altro grande elemento che mi sembra molto importante è proprio la responsabilità. Ma prima di tutto questo ci sta ancora la dignità umana. La dignità umana, è nel nome della dignità umana che noi ci troviamo qui e sentiamo bisogno di verità e di giustizia, bisogno di questa carità nel senso che ci è stata proposta e come viene fortemente saldato. In Italia stiamo ritornando alla beneficenza. I poveri non vogliono beneficenza, vogliono riscatto, lavoro e dignità. Questo che dobbiamo fare, questo che dobbiamo sentire profondamente dentro ciascuno di noi. È anche un problema di democrazia, perché la democrazia si fonda su due grandi doni che voi insegnate. Quali sono i due doni della democrazia? Sono la dignità umana e la giustizia. Ma la democrazia non starà mai in piedi se non c'è una terza gamba che la sorregge, che si chiama responsabilità. È quella che noi chiediamo alle istituzioni, alla politica, ma per piacere non chiediamo alle istituzioni e alla politica la sua responsabilità, che dobbiamo chiederla, se non la chiediamo a noi. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Il problema più grave non è solo chi fa il male, ma quanti guardano e lasciano fare. Questo è il problema più grave. C'è troppa gente che continua a stare alla finestra, che chiede agli altri che devono fare. Certo, sono livelli diversi, ma c'è bisogno che uno si... Anche noi dobbiamo essere segno di questa speranza. La speranza ha bisogno di ciascuno. Allora anche noi, cercatori di verità, costruttori di giustizia, la situazione della nostra parte di responsabilità, che mi sembra, è sentire che è un problema di dignità umana, di libertà per tutte le persone fare tutto questo. E soprattutto la convinzione che il bene si costruisce con l'inclusione, non con l'esclusione. E allora abbiamo un sogno che voi avete, che le calze stanno, le nostre chiese hanno, ma non stanchiamoci di ripeterci, cioè il sogno che abbiamo. Il nostro sogno, il mio sogno, bisogna continuare, il Vangelo è chiaro, è il bisogno di una società nella quale ci educhiamo a riconoscerci uguali come cittadini e diversi come persone. Ma uguali come i cittadini. Ma chi ci impedisce di dare la cittadinanza a quei bimbi che sono nati qui, che arrivano da altri paesi genitori? Ma che cos'è che li impedisce? Qualcuno mi vuole spiegare perché si impedisce questo? Cosa ci priva quei bambini che sono cresciuti qui? Se non l'egoismo, una lettura povera, povera. Una società nella quale ci educhiamo. A riconoscerci uguali come cittadini e diversi come persone. Qui non c'è uno di noi uguale all'altro.
La diversità è il sale della vita. Senza diversità è privare una società della sua stessa forza vitale. Meno male che siamo così diversi. È una ricchezza le nostre diversità, che ci assumono le nostre responsabilità, il nostro metterci in gioco. Ecco allora, in questo senso, siamo qui. Giustizia e carità sono indivisibili, certo. Non basta essere buoni, è necessario essere giusti. La sola bontà non basta. Se hai detto di qualcuno, sai, io sono buono, questo è un altro, faccio egoismo. La sola bontà non basta, crea assistenza e soprattutto non rimuove le cause che generano ingiustizie e disuguaglianze. E quello che Vaticano II e Paolo VI aveva ribadito, se diamo in profondità. Paradossalmente, se ci prendiamo solo un gesto di bontà e finisce solo lì, certo che bisogna anche i buoni qui dentro, ma non quel punto. Paradossalmente, la bontà può rendersi complice del sistema, che prima costruisce la povertà, poi li affida a qualcuno, ci occupate delle cose. Allora tu hai fatto un passo che è importante, io mi sono ritrovato, quando io da anni dico nel mio piccolo, con tutti i miei limiti, guardate, io sono qui perché rappresento un noi, non c'è Luigi Ciotti qui, vi prego, io sono qui perché tanti altri stanno facendo. È il noi che conta. Libera sono 1600 associazioni così strambalate, così diverse, e vi prego di credere che tenere 1600 associazioni fatte qui da milioni di aderenti, perché c'è da andarci, la Lega Ambiente, l'Azione Cattolica, alla Gesci, e la Sanno Sola con quei 30.000 ragazzi in condizioni, che meraviglia, dalla Fuci, milioni di studenti, movimenti di anziani, insieme. Poi non è semplice, non è facile, si possono fare degli errori, ma c'è un obiettivo che ci lega. Vi prego, noi che vince. Poi trovate delle associazioni che sono più preoccupate della loro etichetta, che poi discutono che sul manifesto non c'era la loro etichetta, come che il problema era l'etichetta, qualche sfuggire l'etichetta, no? Alla fine della vita non portiamo le etichette. Ci sarà chiesto che cosa abbiamo fatto per dare una mano alle persone a liberarsi da certe situazioni, trovare la loro libertà, la loro dignità, attraverso l'impegno della nostra assunzione di responsabilità e del liberare chi libero non è. Non facciamoci complici di un sistema. No, io dico sempre che il mio sogno è che si parli sempre meno di solidarietà. Meno solidarietà, voi capite che non verrà mai meno quel faccia a faccia con le persone, e la nostra anima non verrà mai meno la relazione, perché l'unità di misura dei rapporti umani è la relazione, è dare parola, è l'ascolto, non verrà mai meno tutto questo, mai. Ma noi ci auguriamo, e capite il senso, meno solidarietà, più diritti, cioè più giustizia. Dobbiamo lottare per tutto questo, e Papa Francesco questo è molto chiaro e categorico, e termino proprio con lui, perché su questo è molto chiaro, quando dice: il giusto ordine della società e dello Stato è il compito principale della politica. E la Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta per la giustizia. Ripeto, e la Chiesa non può né deve rimanere ai margini della lotta, qui uso questa espressione, ma perché della lotta per la giustizia. Poi davanti nei suoi discorsi, tutti i cristiani sono chiamati a preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore. Ma dice ancora una cosa importante, Papa Francesco. Per Papa Francesco la fede non può che dare attenzione, lo cito testualmente, alla inclusione sociale dei poveri. Dalla nostra fede in Cristo, fattosi povero e sempre vicino ai poveri e agli esclusi, da lì deriva la nostra preoccupazione
per lo sviluppo dei più abbandonati della società. E così la politica, dice Francesco, oggi tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose della carità, è quello che abbiamo detto prima. Lui vuole recuperare l'autenticità della politica, che a volte viene denigrata e viene semplificata. Noi abbiamo il dovere di distinguere per non confondere, per far emergere le cose belle e positive che ci sono. Dobbiamo trasformare le nostre fragilità, le nostre paure, questo momento di complessità, di sofferenza, di fatica, dobbiamo confrontarlo con le speranze, con le speranze, con le speranze. Lo so che non è semplice, non è facile tutto questo, ma mi sembra molto importante tutto questo, deve essere ribadito con estrema determinazione. E lasciatemi chiudere con un amico, che voi conoscete, che Valentinetti ha conosciuto molto, molto, molto bene. Torino Bello, voi conoscete quel passaggio che devo ritrovare nei miei appunti, no? Lo conoscete quel passaggio di Torino Bello? Dove si finisce Torino? Lo so sempre. Lui aveva rivolto ai giovani, era un poeta di Dio, ma è un poeta di Dio Torino Bello. Sai, dico, sono contento che Trifone e Marcello mi hanno mandato un biglietto, la stola, quella stola che ti ho visto sulle sue spalle l'ultimo anno della malattia, con la foto, con lui, dice porta da tu. Io la metto nei momenti più solenni, certo l'Eucaristia è sempre solenne, una meraviglia. Come l'altare della chiesa dove celebro io, una certosa che abbiamo recuperato, luogo di sosta di pensiero, un tavolo della cucina, con cui mando una volta a vedere chitarra. Ho pensato che fosse più bella l'altare, perché quando scoppiò il problema dell'AIDS, ricordate, nei farmaci c'erano ancora i farmaci, noi aprimo subito quando non c'erano ancora le leggi, non c'erano gli interventi, aprimo sulla collina torinese, facendoci prestare una casa, sono tutti morti quei ragazzi. 110 ragazzi e ragazze non ci sono più, non c'è un infarto, che arriveranno dopo. Io ricordo le fatiche di quei funerali perché ogni settimana sostanzialmente. Cercavo pagine nuove per il gelo per non ripetere sempre, ripetere era semplice. E poi i ragazzi che dicevano adesso che tocca di noi. Era una strage, poi sono andati i farmaci, si continua a morire. Certamente poi io adesso molti sottovalutano il problema. L'ho sottovalutato dal punto che nella giornata mondiale dell'AIDS l'anno scorso, voi sapete che l'Italia in Europa è diventato il primo posto per la mortalità dell'AIDS. E abbiamo generazioni di adolescenti, un numero infettato. Perché dati farmaci, nella prevenzione, nell'informazione, ci dà per scontato, invece no. E così sulla droga. L'unico mercato al mondo che in 50 anni ha avuto mai o meno, ma sempre più, il mercato delle sostanze stupefacenti, con dei cambiamenti delle trasformazioni, nuove sostanze, nuovi mercati, nuove modalità. Ma ricordate anni fa, si è fatto tutto a contare di tutto, perché l'Italia va a cicli di 10 anni. Per 10 anni abbiamo parlato di donna nelle scuole, di questo ricordo, si faceva di tutto, il ministero. Poi improvvisamente l'AIDS. Io mi sono trovato a prescendere la Lega Italiana Lotta all'AIDS, per mettere insieme quei mondi, quei contesti, eccetera. Fanno un servizio, sapete. Poi l'AIDS si è aperta la stagione della sicurezza. La nave del porto di Brindisi, migliaia di immigrati dall'Albania, la sicurezza. Nella nave della sicurezza abbiamo tutto il controllo di tutto. È da un po' di anni questa parte, che ha detto la legalità.
attenzione a queste bandiere, ci stanno rubando le parole, ce le stanno rubando. Tutti oggi tutti devono essere antimafia, vedete? Antimafiosi. Sì, sono stati beccati dei mafiosi che andavano alle manifestazioni contro la mafia, arrestati da loro mafiosi. E parroci e insegnanti della scuola, in buona fede, credo, in corteo, dietro dei mafiosi. Questa è la storia del nostro paese. L'antimafia è un problema di coscienza, non è una carta di identità che uno tira fuori secondo il momento. E così la legalità è una parola che ci stanno rubando. Preferisco che si parli di responsabilità, che sta ben prima della legalità, e se lo sappiamo insieme, che non diventi la bandiera che ormai è sulla bocca di tutti. Come società civile, come l'acqua bagnata, che è per noi civile. Quando la società civile è responsabile. Ma torno a Torino Bello, che meraviglia Torino Bello. Quando diceva diventate voi la coscienza critica del mondo, diventate solo il sì. Non fidatevi dei cristiani autentici che non incidono la crosta della civiltà. Fidatevi dei cristiani autentici sovversivi, come San Francesco d'Assisi. Ieri ero la Procivitate ad Assisi, chiudo con lui, come si faceva, per bello. Il cristiano autentico è sempre un sovversivo, uno che va controcorrente, non per posa, ma perché sa che il Vangelo non è omologabile alla mentalità corrente. Quel tavolo da cucina attorno al quale quella comunità hanno mangiato, hanno giocato, hanno pianto, hanno sperato. Quei 110 ragazzi e ragazze che non ci sono più, io ho già detto, sarà l'altare in quella certosa sopra il piano. Il tabernacolo è il cassetto del... In Italia c'è un tavolo da cucina, un vecchio tavolo, che per me è più dell'altare, perché attorno a quel tavolo c'è tanti crocifissi. I tanti crocifissi che voi incontrate anche nei vostri territori, la sofferenza, la fatica, eccetera. Termino veramente augurandovi veramente di tanto cuore di diventare un po' eretici. Mi voglio spiegare in che senso lo dico, perché risiede al greco, diceva Pellegrini, è scelta, e voi me lo insegnate, però in questo senso lo dico, che siamo chiamati a scegliere. Eretico in questo senso, la persona che sceglie è colui che più della verità ama la ricerca della verità che ci siamo detti. Allora ci vuole oggi quello che è certo il modello autentici sovversivi, e risiede i fatti, prima che delle parole, siamo sommersi di parole. L'eresia che è stata l'etica prima che nei discorsi, l'eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità, dell'impegno. Oggi in questo senso è eretico chi mette la propria libertà al servizio degli altri, chi impegna la propria libertà, come abbiamo detto, perché ancora vivono non me. È eretico chi non si accontenta di sapere di seconda mano, e chi studia, chi approfondisce, chi si mette in gioco in quello che fa, chi crede che solo nel noi l'io possa trovare una realizzazione. E avete come si rivede al sogno delle coscienze, chi non si rassegna all'ingiustizia, chi non pensa che la povertà sia una fatalità. Eretico è infine chi non cede alla tentazione del cinismo e dell'indifferenza, le malattie spirituali, diciamo così, della nostra epoca. In questo senso, lo dico, per graffiare le nostre coscienze, per andare controcorrente, con umiltà, con il piede per terra, auguro a me, auguro a voi di imparare il coraggio e di avere più coraggio. E di non dimenticarci che la speranza o è di tutti o non è speranza.
compito troppo arduo, però mi sento graffiato e spero che, così come mi sento graffiato io, ciascuno di voi porti a casa qualche graffio. Abbiamo un altro quarto d'ora, 20 minuti, quindi possibilità di piccolissime condivisioni, non di altre relazioni, anche possibilità di domande, di chiarimenti. Luigi è qua, anche i vescovi sono qui, quindi possiamo liberamente, siamo in famiglia, siamo tra di noi, condividere la vita poi di tutti i giorni e anche i dubbi, questa ricerca di verità che forse già portiamo nel cuore. Quindi chi vuole viene qui, si presenta. Dai.